hanno giocato insieme tra le fila della palla a mano malo. Adesso fallo, viene fermato in maniera irregolare Argentin proprio da Vito Claudio Marino dopo la conclusione in porta che si stampa sulla linea, poi sulla traversa. Ancora ora il giro palla con Sontacchi, parte lo scalone del prestano. Dantino, bravissimo Dantino a non mollare, trova la prima rete del match. Pascal Dantino, 1-0. Passa subito in vantaggio il prestano, risponde adesso il Bozen in fase offensiva. Vediamo subito Dejan Turković. Gioco fermato per un fallo proprio ai danni di Vito Claudio Marino. Si riprende proprio con Vito Claudio Marino dai 9 metri in battuta. Nel frattempo Dall'Ago, copertura uomo su Erik Udovičić, uno dei più pericolosi del Bolzano proprio nella fase offensiva. Per lui sinora 60 reti. 15ª posizione nella classifica marcatori della Serie A Beretta. Ancora Dejan Turković che trova la 79ª rete in stagione e anche la rete del pareggio. 1-1 al Palavis dopo 2 minuti di gioco. Match sinora in cui le squadre, fase in cui le squadre si stanno studiando e sono molto molto pagate in attacco, Francesco. Sì, da notare che nel Bressano non è partito nel sestetto iniziale, non è partito Di Maggio, che ha avuto qualche problemi in settimana, soprattutto nell'ultimo allenamento. E vediamo, è partito bene subito Pascal Dantino, che con una percussione è riuscito a portarci in vantaggio. Vediamo ora come sviluppiamo la partita. Ancora Dantino che si prende il tiro ma lo sbaglia. Riparte il Bolzano. E ancora pesante Giulio Venturi, la conclusione sporcata però dall'intervento di Dainese e Fadanelli, che in tandem vanno a chiudere sul terzino proveniente dal Conversano. Nella scorsa stagione si è esaltato con la maglia biancoverde, quest'anno è approdato invece a Bolzano. Ancora al dischetto Dejan Turković e grande parata di Nikolojzos, che col piede dice di no al terzino della nazionale. Palla rifinita però in rimessa laterale, si incarica della battuta Sonnerer per Venturi, ancora Udovičić. Bolzano che fallisce rigore ma recupera questo possesso. Adesso Dall'Ago ancora in copertura, uomo su Udovičić, va in fase di disturbo, poi rimane sulla linea dei 9 metri. Venturi decide di non passare a Sonne ma di ritornare, di far ricominciare il giro palla. E ancora una volta Udovičić trova di fronte a sé uno strepitoso Alessandro Dall'Ago. Caparbio Venturi per Udovičić che tenta la botta, la palla finisce fuori ma guadagna un prezioso fallo. 9 metri e cartellino giallo ai danni di Nicolas Dainese. Bellissima questa azione di Udovičić. Sì, una buona azione. Stavo guardando la difesa del Bressano. Credo che quest'anno è la prima volta che partiamo con una 5 più 1 esterno Dall'Ago in punta, che sta fino adesso sta mettendo in difficoltà il giro palla del Bolzano. Al tiro Udovičić che sbaglia, ripartiamo noi in seconda fase. Il sottoma si incarica Fadanelli per Dantino che detta il ritmo di questa azione. Ancora Dantino, Argentin. Milan Shep in posizione di terzino destro, spostato
proprio per sopperire alla mancanza di Adriano Di Maggio. Il suo posto oggi è occupato da Alessandro Dalago, trova però la rete del 2-1 il Pressano. È pronta la risposta del Bolzano con Greganic che trova il 2-2. Scusatemi, Rossignoli, perdonatemi. Ancora il Pressano in attacco, Dantino, esce Sontacchi, parte lo schema, Argentin, Minashep, fronteggiato da Marino, attenzione Argentin, scala per Dantino, Dallago, la finta di tiro, poi Argentin per Shep che trova Dallago e fa Danelli! Ottima, in questo caso la parata di Hermones. Anche lui come Venturi, ex Conversano. Da indicazioni mister Fusina per questo attacco prolungato del suo team. E ancora Dantino, Argentin sfidato da Marino. Marino Argentin, qui ottimo il ruolo di Turković che si oppone fervidamente e molto bene a Shep. Qui la conclusione di Dallago non è delle migliori, ma riesce a trovare per sua fortuna un tiro dei 7 metri. Si incarica della battuta Mina Shep. Che dai 7 metri non fallisce, Pressano ritorna in vantaggio, è 3-2 qui al Palavis. Una sfida che, come dicevo prima, Francesco, è tra le più simboliche, perché negli ultimi anni è quella che ha segnato più trofei. Ricordiamo diverse Coppe Italia, quella del 2018, dove ha trionfare è stata la Pallamano Pressano, e la rivincita nel 2019 a Trieste, dove invece a conquistare la medaglia d'oro è stato proprio il Bolzano. E infine tante finali scudetto giocate e una sfida che si ripropone per la 34esima volta. Per 23 volte ha avuto la meglio il Bolzano, per 10 volte il Pressano, e le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la sfida del 27 agosto, non in una competizione nazionale, ma sì nell'Euregio Cup, dove a trionfare sta proprio il Pressano 26-21, e qui Fadanelli, secondo errore per lui nella partita, e seconda volta che Hermones compie una parata dall'ala. Sì, hai detto benissimo Gianmarco, abbiamo sempre assistito a delle grandi sfide tra Bolzano e Pressano, con dei trofei in palio, tra cui finali scudetto, Supercoppa, Coppa Italia, e anche oggi è una buona partita. Peccato per Fadanelli, ha sbagliato il secondo tiro, prima era proprio giù, aveva poco spazio, ma questa volta è salito molto e è stato molto bravo Hermones a chiudergli l'angolo. E ricordiamo che anche oggi è una grande sfida di portieri. Da una parte Hermones, giunto alla seconda parata, tutte e due su Fadanelli. Di contro Loizos, che ha già parato un rigore a Turković. Vediamo. Sono sempre state sfide molto corrette, giocate fino alla fine. Nel frattempo secondo errore per Udovičić, che deve prendere meglio la misura al tiro, secondo sottomano che si infrange sui banner pubblicitari. Non sbaglia però Pascal di due reti e trova il primo break della partita. Nel frattempo viene fermato il gioco. Da indicazioni della panchina mister Sporcic, coach
player dell'SSV Waubosen. È succeduto a Boris Borsek, che è andato in Finlandia ad allenare il Cox. Lo ha seguito con lui un altro ex Bozen, Stefano Arcieri alla sinistra. Si riprende Udovcic punta tutta la difesa, poi il passaggio per Rossignoli che colpisce il palo, la palla lambisce il secondo palo nella parte esterna e si infrange sul fondo, ma fondamentale è stato l'intervento di Loizos che la smanaccia leggermente con le dita. Fallisce anche il Pressano, le due squadre adesso sono in una fase un po' concitata, sentono l'importanza e la pesantezza dei punti che assegna questa partita. Ancora una volta Loizos dice di no a Rossignoli, che era stato toccato però nella conclusione da Dantino, e quindi ci sarà il secondo tiro dai 7 metri per il Bolzano. Cambia l'esecutore, questa volta ci sarà Martinsson ad affrontare Nico Loizos. Vedremo se sarà ancora una volta l'estremo difensore ellenico ad avere la meglio, oppure se Martinsson alla testa della nazionale italiana lo trafiggerà. Pallonetto, ma la misura è completamente sbagliata anche in questo caso, perché la palla non vede nemmeno lo specchio ma finisce abbondantemente sul fondo, scavalcando il 3x2 giallo-nero difeso da Nico Loizos, che ancora una volta si dimostra un po' la bestia nera dei attacchi avversari, no? Sì. È uno sbaglio del tiratore, ma in questo caso è stato molto furbo Loizos a uscire quasi fino ai 4 metri, a indurlo a fare il pallonetto, però il pallonetto è sempre un po' un tiro a rischio. Stavo invece guardando Dantino, che mi sembra oggi in una giornata molto positiva, ha già bucato due volte la difesa del Bolzano. Vedo delle maglie forse un po' troppo larghe e fa bene Dantino a puntare. Adesso in questo caso è fermato, brutta palla persa prima da Dainese, non ci voleva. Attenzione ragazzi, perché con le palle perse non andiamo da nessuna parte, come le altre due partite. Vediamo, mister Fusina chiama una giocata, molto bravo questa volta Milan Step a inserirsi nella difesa biancorossa e a portare il punteggio 5-2. Speriamo che anche Milan esca da questo brutto periodo in cui non sta giocando come ci aveva abituato inizialmente. Ancora un errore per il Bolzano in attacco, ne deve approfittare assolutamente il Pressano per riportarsi poi sul più 4. Molto contratto il team di Mario Sporcic. Dantino per Sceppa, e ancora Dantino, poi Dainese, giro palla, Dantino parte, ancora una volta c'è l'incrocio con Dainese, che adesso è in posizione di centrale. Dantino cerca Sontacchi, poi ancora una volta per Dainese, Dantino l'uno contro uno con Marino, viene fermato in maniera irregolare, qui sarà a 9 metri, battuto da Sontacchi. Dainese, serie di incroci, poi Dantino trova Milan Šep che da solo sui 6 metri salta tutti e batte ancora una volta Ermones, 6-2 al 13° minuto di gioco. Parziale che induce mister Mario Sporcic a chiamare il time out, e parlerà anche Sandro Fusina con i suoi, perché è stato un avvio pirotecnico questo del Pressano, ha saputo colpire, approfittare degli errori del Bolzano per portarsi sul più 4. Francesco. Sì, hai ragione Gianmarco, adesso mister Sporcic naturalmente vuole parlarci su, a lui non va bene sicuramente, è la prima esperienza Sporcic, comunque secondo me è un bravissimo allenatore, perché viene anche ha sempre allenato settore giovanile, no, sicuramente non è impreparato
alla prima sua stagione da giocatore allenatore. Mi aspetto la risposta naturalmente del Bolzano. Buono l'attacco del Bressano, finalmente abbiamo rivisto Milan Steppi, i suoi uno contro uno. Io l'avevo detto, le prime 3-4 partite era il giocatore che mi aveva sorpreso in positivo, poi questo dannato Covid l'ha destabilizzato. Speriamo oggi che ritorni a essere il giocatore fondamentale per noi del Bressano. Fino adesso solo una palla persa e questo ha fatto la differenza. Si riparte allora dal 6-2 in favore del Bressano e rientra l'ala sinistra Marin Greganic che prende il posto di Rossignoli. Rossignoli che sinora non aveva comunque sfigurato, si era dimostrato abbastanza velenoso dall'ala sinistra, aveva trovato una rete, poi si era riuscito a procurare un tiro dei 7 metri fallito da Sonnerer ed infine il palo lambito. Turković per Udovičić che trova Venturi non convinto. La porta di Bolzano perché stava giocando con l'extra player, non era rientrato in tempo Ermones, ma la conclusione del Bressano lambisce, colpisce il palo e quindi ancora una volta si ritorna in zona giallonera sul 6-2 e il Bolzano può accorciare le distanze. Turković, punta Argentin che non si fa intimorire e lo sposta. Turković per Venturi dal lago in uscita. Udovičić convince Venturi a passargli la palla. Ancora attenzione Greganic, ma straordinario ancora una volta Loizos. Ed è sospensione per Dantino. Sospensione per Dantino, quindi Bressano giocherà con un uomo in meno. Vedremo se questa sanzione disciplinare indurrà Sporcic a cambiare strategia, quindi ritorna proprio tra i pali Ermones adesso. Due minuti per Dantino, palla ancora una volta a Bolzano, ma era straordinaria la parata di Nicoloizos e siamo sicuri che la vedremo nelle Saves of the Week di 7 metri, perché è veramente, insieme alla parata sul tiro dei 7 metri, un gesto tecnico straordinario e fantastico. Poi anche il gol del 6-3 di Turković. Dopo il time out, due minuti per rivedere una rete, Francesco, e la rete con cui il Bolzano si riporta sul meno 3. E adesso come deve agire il Bressano con questa inferiorità numerica e cosa deve fare il Bolzano per cercare di ricucire il più possibile lo strappo? Secondo me, prima cosa, non innervosirsi con gli arbitri, perché sono due bravissimi arbitri. Fino adesso, secondo me, non hanno sbagliato proprio assolutamente niente. Anche il rigore di prima all'ala era rigore nettissimo, perché seppure non avendo toccato il tiratore dall'ala sinistra non gli aveva permesso di tirare come deve tirare un'ala da pulito, anche se non c'è il fallo. E qua è bravissimo dal lago a trovare il tiro incrociato. Buona questa fase, dobbiamo uscire bene da questa inferiorità numerica. Palla Sonnerer che purtroppo... No, sbaglia. Cerchiamo di uscire bene da questa fase, non dobbiamo assolutamente parlare con gli arbitri, dobbiamo giocare, perché oggi stiamo giocando a pallamano, stiamo giocando una buona pallamano, è un peccato innervosirsi per niente. Non un buon feeling quello di Sonner oggi con i pallonetti, però questa era stata veramente una bellissima conclusione, perché con il polso, infatti abbiamo visto la palla sì andare sopra la traversa, ma con un ottimo giro sarebbe stata una rete fantastica. E quindi si riparte dal 7-3. Sono tacchi per Dainese, poi Milashep per Dainese che tenta la botta. Il tiro è stato un po' sporcato dalla difesa,
e poi Hermones lo fa suo. Grande qui Nicolai Zos, arpione il pallone Sonnerer e il Bolzano ritorna in attacco dopo la grande parata di Loizos sul contropiede di Greganic. Venturi, cerca Turkovic che è seguito però da Dallago. Venturi poi la sua conclusione alta, ma trova un fallo, era stato spinto da Argentin. Ancora è Bolzano in attacco, Turkovic, punta Argentin, poi Venturi libero, trova sulla sua strada Fadanelli che però per cercare di sfatare questo tabù dai 7 metri, 0 su 2 per il Bolzano, vedremo se Udovcic riuscirà a fare 1 su 3. Sotto le gambe di Loizos, rete di Udovcic, 7-4 al 19° minuto. Danelli, Dainese, Shep, ancora per Dantino, imposta la manovra Dantino, la chiede Sontacchi che porta su di lui ben due uomini, Sontacchi, poi libero Fadanelli, ancora una volta si oppone a lui Hermones, non riesce a trovare la rete il giovane Pessanotto, è qui con un colpo di sola Nicolai Zos su Udovcic. Fantastico stasera Nicolai Zos. Parlavamo delle saves of the week di 7 metri, ma crediamo che questa settimana ci saranno solo parate di Nicolai Zos. Francesco, strepitoso il nostro portiere, è giunto alla settima parata, compresi i due rigori parati, e anche Udovcic penso che fino all'ultimo non sapeva dove tirare. Una grandissima presenza del nostro portiere. D'altra parte invece tre gol sbagliati da Fadanelli, o diciamo tre parate di Hermones, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Deve restare concentrato il giovane giallonero, non pensare ai tiri per mettere in difficoltà il portiere del Bolzano. Mi sta molto impressionando la difesa di Fusina, partito con una 5+1, passato una 6-0, ora sta alternando Dallago in uscita, soprattutto su Turkovic. Rischiamo di più su Venturi, su Udovcic, secondo me è la tattica giusta da fare col Bolzano, non permettendo neanche il giro di palla così veloce per sfruttare le due grandi ali che ha il Bolzano. Una buona prova difensiva fino adesso, coronata da un grandissimo portiere. Durante il time out si è riscaldato Di Maggio e Adriano Di Maggio calca finalmente dopo 20 minuti il parquet del Palavis, è stato il protagonista assoluto del match contro Siena, Francesco, e si sentiva un po' la sua mancanza lì alla destra. Sì, certo, ben arrivato Adriano, speriamo che abbia superato i problemi fisici in corso in questa settimana, abbiamo ancora negli occhi le prodezze fatte contro il Siena. E è un valore aggiunto per questa squadra. Continuiamo a giocare così contro la difesa del Bolzano. È grandissima la rete di Alessandro Dallago. Parlavamo di prodezze contro il Siena, dobbiamo ricordare anche la schiacciata di Nicola Folgereiter, che oggi è assente, ma è per un buon motivo, è nata sua figlia Emma, e quindi siamo tutti felici per lui, perché si allarga la grande famiglia della Pallamano Bressano, e a Nicola e a sua moglie facciamo tanti 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 auguri. Accorcia allora subito il Bolzano, questa volta è Sonnere che si fa perdonare, 8-5, Dainese Maidomo per Di Maggio. Argentin,
è stato lui il miglior marcatore del Bressano nel successo nella finale terzo quarto posto dell'Euroreggio Cup proprio contro Bolzano, 7 reti per lui, dall'altra parte 6 di Udovicic, top score Lago per Argentina, Argentina che adesso è in posizione di terzino destro, ancora Dantino, Argentina, alto il suo tiro. Ha ritrovato entusiasmo il Bolzano dopo questo mini break di due reti. In questo caso la sospensione di Sontacchi peserà tantissimo, perché adesso il Bolzano è carichissimo e sicuramente vorrà accorciare il gap, no? Certo, certo, con in squadra giocatori come Turković naturalmente non è mai finita la partita, non è che possiamo illudersi di averla già chiusa, naturalmente basta pochissimo al Bolzano per rientrare in partita. Vediamo Turković che conduce le danze, lui al centro e palla persa. Vediamo Di Maggio in contropiede lanciato da Loizos. Di Maggio, rete! Rete di Di Maggio per il 9-5. Nel frattempo, nelle file del Bolzano è entrato in campo Jonas Walker, ex Bressano. È proprio Walker che ha la palla per Udovicic, Turković. Ragiona Udovicic, incrocio, scambio di posizione tra Walker e Udovicic. Walker che cerca di puntare la difesa, poi ripassa la palla a Udovicic. Attenzione Walker! E ancora una volta è Nikolaizos che dice no, questa qui è la mia zona e non si passa. Una fortezza, una muraglia, e raccoglie l'applauso entusiasta di tutti i suoi compagni di squadra. No, 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 no. 9-5. Attenzione, è stata un'incomprensione in questo caso in attacco, e ancora una volta il Bressano che si rifà lo schema, poi c'è il cambio tra Loizos e Shep, quindi si avvia la conclusione dell'azione il Bressano. Extra player per il Bressano che poi non è stato del tutto sfruttato, proprio perché c'è stato il cambio, l'azione in corso tra Loizos e Shep. Attenzione Udovicic, ancora con il piede, si oppone Nikolaizos, tiro dai 7 metri. Fallo di Gazzini, e ancora Udovicic che trova la rete, 2 su 2 per lui dai 7 metri, 9-6. Il primo tempo si incanala verso la fine, mancano solamente 6 minuti e 20 secondi, che sembrano pochi, però possono essere un'eternità, Francesco. Sontacchi ha preso un brutto 2 minuti prima, un po' fermo con le gambe, non era piegato, non era in posizione difensiva. Ma comunque noi speriamo che entri in partita anche lui, ci manca un po' una rete dal pivot. 2 minuti per Mario Sporcic, e vediamo ora di sfruttare bene questa superiorità numerica che quest'anno ci ha creato parecchi problemi. Non vogliamo gufare prima della riuscita, ora vediamo con che schema usciamo da questa superiorità numerica. Abbiamo cambiato un po' la formazione, alla sinistra Milan Sepp, Dainese, Dantino che scambia col nostro pivot, c'è una finta, tiro e rete, una cosa semplice, una finta sul passaggio al pivot e una gran rete di Dainese, una bellissima
una bellissima soluzione, finalmente mi hanno smentito, rete in superiorità numerica, il Bozzano è un extra player, esce il portiere. Easy and busy, lo schema del Pressano che si porta adesso sul 10-6. E sempre Udovcic a impostare la manovra offensiva del Bolzano. Venturi, Udovcic era coperto da Dall'Ago, quindi cerca il pivot, lo trova. Poi viene praticamente buttato giù Kammerer. Per lui il ritorno a casa dopo la parentesi ad Eppan. E ancora Greganic, rete, 10-7. Fusina chiama lo stop e quindi si ricompone Pressano per cercare di riportare il vantaggio sul più 4. Attenzione dall'ala, non sbaglia Milan Shep, 11-7. Ha atteso fino alla fine il movimento di Hermones e poi l'ha castigato buttando la palla sul secondo palo e insaccando. Sempre Udovcic e Turković che si scambiano la palla, cambia la posizione Kammerer che si sposta tra il primo e il secondo a destra. Venturi punta, Venturi danese, fallo. Ora Venturi che si incarica della battuta del 9 metri. Turković che ritrova sempre lui, Giulio Venturi, che poi però commette sfondo, quindi ha tutto il tempo per riprepararsi il Pressano, che anzi parte in seconda fase, trova un pallonetto di Milan Shep, seconda rete consecutiva per il terzino ungherese, che ha segnato dall'ala sinistra e praticamente dai 6 metri del terzino destro, no Francesco? Quindi ha segnato un po' da tutte le posizioni, ha una tecnica individuale bellissima, abbiamo visto due conclusioni dall'ala sinistra stupenda, dall'ala sinistra del Bolzano e dall'ala sinistra acquisita del Pressano Milan Step, che lo dicevo oggi è in grandissima giornata e siamo molto felici per lui. Un altro sfondamento del Bolzano che ora fatica a rientrare. E facciamo bene a spingere la seconda fase. Attenzione, uno scontro col portiere Hermones, uno scontro fortuito, ginocchio contro ginocchio. Speriamo, non credo che sia successo qualcos'altro. Hermones riprende la partita. Facciamo molto bene a spingere la seconda fase. Vedo un Bozzano che fa fatica dopo una palla persa, l'ennesima palla persa. Sesta palla persa per il Bozzano, un po' una notizia. E fan fatica a rientrare, dobbiamo colpire, finché non rientrano dobbiamo colpire in seconda fase. Abbiamo i contropiedisti giusti e stiamo difendendo bene. Ora palla a Udovicic, Turković, parte lui in uno contro uno e si prende la responsabilità. Fallo per il Bolzano. Riparte allora dai 9 metri Kammerer per Turković che chiama Greganic ad avvicinarsi e porta su di lui praticamente tutta la difesa giallonera e Turković non sbaglia perché la poggia sul primo palo, coglie la sprovvista Loizos. 13-8. Il Pressano praticamente aveva portato a bilancio ben 6 reti di vantaggio dovute a 2 seconde fasi dopo 2 errori, dopo 2 sfondamenti del Bozen. Dicevi prima te Francesco, erano fondamentali le palle perse, 2 palle perse da Bolzano e allungato il Pressano. Purtroppo, giustamente in questo sport, quando si dà adito a delle palle perse e non si difende con la grinta, non sto vedendo il Bolzano che sta difendendo fino adesso e noi ne approfittiamo. Stanno difendendo il 6-0 e ogni allenatore sa che quando una 6-0 viene bucata
i movimenti laterali non sono corretti, sono fermi sulle gambe. Noi dobbiamo insistere con gli attacchi di Dantino, Dall'Ago, Milan Sef. Dobbiamo continuare così a giocare. La difesa molto aggressiva. Vediamo cosa hanno deciso gli arbitri. Un due minuti ad Argentina. Io non mi permetto di dire niente a questi due arbitri perché secondo me sono i due migliori arbitri che abbiamo in Italia. Optano per una sanzione disciplinare ancora una volta Simone Monitillo. Due minuti per Argentina, che si accomoda in panchina mentre il Bolzano organizza quella che probabilmente sarà l'ultima azione offensiva. Siamo a 29-20 sul cronometro. Valker, il gol dell'ex che punisce Loizos, e quindi 14-9, mancano 30 secondi, vedremo se il Pestano riuscirà ad amministrare quest'ultimo possesso e ad andare sullo spogliatoio sul più 6. Dainese, Dantino, Dall'Ago, Dantino, un furetto oggi, è praticamente dappertutto il funambolo del Pressano. Poi Dainese che si accentra, mancano 7 secondi, Shep colpisce in pieno Turkovic e poi lo abbatte. È richiesto l'intervento del medico, anzi no, si rialza Turkovic, stato colpito sullo sterno dalla conclusione di Minashep. Mancano 2 secondi, Fusina lo fa notare, i suoi chiede l'accentramento di Dall'Ago e poi chiama praticamente uno schema, crediamo che dell'esecuzione se ne approprierà Dall'Ago. Era una laterale, sì, perché la palla è stata praticamente murata da Turkic. Fida, attenzione, Dall'Ago la tenta la botta, ma è prontissimo Ermones che si oppone. E quindi il primo tempo si conclude sul 14-9. Rimanete sintonizzati su Eleven Sports perché tra 10 minuti ci sarà la ripresa tra Pressano e Bolzano e vedremo chi si aggiudicherà il 34esimo derby tra le due squadre.
Bentornati al Palavis per questo super derby tra Pressano e Bolzano. Un primo tempo entusiasmante che avete potuto seguire grazie ad Eleven Sports un po' dappertutto, dalla Croazia, dall'Ungheria, dalla Grecia o come Margherita dalla vicina Gries. Ritornano in campo le due squadre, in attacco i Bolzano e subito rete per gli ospiti che si riportano sul meno 4 grazie alla rete del 14-10 messa a segno ancora una volta da Marin Greganic, che da quando è entrato in campo, Francesco, ha praticamente preso possesso della sua fascia e sta punendo diverse volte il Pressano. Sì, hanno trovato l'angolo giusto dove attaccarci. Siamo in inferiorità numerica, ma comunque è una buonissima soluzione. Greganic, una bravissima alla sinistra, dotato di una grande tecnica individuale, è bellissimo vederlo tirare perché aspetta fino all'ultimo momento. È una gran battaglia tra lui e il nostro portiere. Ora Dantino sbaglia il tiro, forse un po' affrettato. Bolzano naturalmente non ci sta a perdere. Abbiamo concluso la prima metà partita sul 14-9, ora siamo rientrati, giochiamo 7 contro 7, vediamo Bolzano che sta per sviluppare la sua fase d'attacco, Venturi sta per servire il pivot Marino. A te Gianmarco. Ripresa è incominciata con il Pressano in inferiorità per oltre un minuto. È subentrato poi Di Maggio adesso per ristabilire la parità numerica, 7 contro 7. Qui perde la palla Turković, ma c'era un fallo, quindi fallisce la seconda fase del Pressano. Ritorna in attacco il Bozen con Turković, che poi la passa a Venturi, che da solo incredibilmente fallisce la conclusione, che si stampa al lato. Tranquillissimo Loizos, Dainese che trova Dantino sui 6 metri, la sua girella però non trova la rete e quindi 14-10, fase un po' contratta per entrambe le squadre. Qui sospensione per Di Maggio, che come era rientrato riesce dal campo. Dai 7 metri, questa volta la sfida è tra Udovičić e Facchinelli. Facchinelli si piazza sui 4 metri, vedremo se riuscirà a sventare l'attacco di Udovičić. Invece Argentin, che aveva lasciato nella fase finale del primo tempo per una sospensione. Dantino per Argentin, il Pressano attacca con un uomo in meno, ma in realtà la inferiorità numerica è rimpinguata dalla mossa dell'extra player. Argentin da Lago, che si è spostato in posizione di alla destra, ma adesso lascia il posto a Loizos, che si riappropria della sua posizione tra i pali, perdonatemi. Nel frattempo il Pressano cerca la via della rete, non la trova, ma per fortuna c'è stato un fallo, per cui ancora una volta Dantino per Sontacchi, sotto passivo, si dovrà affrettare a concludere il Pressano. Minashep, tenace la difesa, attenzione Dainese che viene atterrato però da Greganic, subisce una botta sulla tibia. Sospensione per Greganic, parità numerica. In realtà tra 40 secondi dovrebbe rientrare in campo Adriano Di Maggio e quindi il Pressano potrebbe godere della superiorità. 7 metri, Minashep contro Ermones. Il
Vediamo se prenderà degli accorgimenti questa volta Hermones, e invece Shep letale. 15-11, il Pressano trova la prima rete nel secondo tempo. Nel frattempo gli arbitri chiedono un attimo la sospensione del gioco. Argentini si sta allacciando le scarpe. Come hai visto questa partenza di entrambe le squadre, primi 4 minuti di gioco? Sicuramente un altro Bolzano rispetto al primo tempo, hanno fatto tesoro dei tanti errori commessi nella prima parte di gioco, vinto, e è tutta un'altra partita rispetto al primo tempo. Ora noi siamo ancora in inferiorità numerica, probabilmente dobbiamo nell'arco della partita evitare questi 2 minuti un po' sciocchi. Ora gol al volo di Venturi, una bellissima conclusione, palla al Pressano che riparte in seconda fase. Ora Fusina chiama la calma, soprattutto in attacco, non dobbiamo fare confusione, dobbiamo continuare a giocare come il primo tempo, abbiamo i giocatori che possono mettere in difficoltà questa difesa. E vediamo, Milan Zeppa alla sinistra, Dainese, Dantino, Dallago, alla Di Maggio, pivot Sontacchi. Conclusione per Dainese, Murata, da un'ottima difesa bolzanina che sta prendendo le misure. È sempre in 6-0 il Bolzano, attacca Pascal Dantino, che prende l'ennesimo rigore, buca di nuovo la difesa del Bolzano. 7 metri per il Pressano. Il parziale di 15-12, aveva accorciato le distanze Giulio Venturi con un colpo da biliardo, ha colpito entrambi i pali, poi la palla si è insaccata. Minashep, ancora lui contro Hermones, pallonetto delizioso! 16-12. Su cui entrambe le squadre devono praticamente lavorare, perché il Pressano vorrà mantenere il vantaggio, il Bolzano vorrà ridurre invece. Rientra Adriano Di Maggio dal lago per Dantino. Scambiano di posizione Shep e Dainese, con Dainese che prende alla sinistra. Shep che si accentra, Shep trova Dainese che va al tiro, si oppone benissimo invece per Hermones, ma la palla finisce in rimessa laterale dal lago. Dantino, Shep, Dainese. Chiede di girar palla Dantino, che poi la passa a Shep. Shep cerca la conclusione, ma viene fermato da Marino. Ancora Dantino dai 6 metri! Tira, ma poi è stato chiaramente spinto, e quindi ancora una volta dai 7 metri. E ancora una volta l'esecutore è lui, Milan Shep. Si alternano poi tra i pali i due estremi difensori del Bolzano, e quindi non ci sarà la classica sfida tra Shep e Hermones, ma Rottesteiner che finisce a terra sulla finta di Milan Shep, ed è 17-12 e viene ristabilito il più 5 su cui si è concluso il primo tempo. 2 tiri dai 7 metri di Milan Shep, 2 gol che hanno praticamente certificato un break di 2-0, con cui il Pressano rimette la testa avanti abbondantemente, e qui la stoppa argentina dice di no al suo amico Vito Claudio Marino, non gli fa prendere palla, e vediamo la tenacia con cui Andrea Argentin si oppone a Udovicic, combattivo questo ragazzo. Udovicic si era accentrato, Greganic voleva la palla, c'era un buco lì tra il secondo e il centro dietro.
Attenzione, Udovicic finisce fuori, agitatissimo il Bolzano, il Pressano però ne deve approfittare e non deve buttare all'area tutte queste occasioni, Francesco. Vediamo Argentina, 18-12. Sì, dobbiamo come primo tempo spingere la seconda fase, un applauso Argentina, grandissimo spolvero oggi, è lui che tiene in alto la difesa giallonera. Ennesimo sfondamento, ennesima palla persa del Bolzano, 5 nel primo tempo e sono già 4 in questa prima parte del secondo tempo. La grande differenza così è qui, noi stiamo difendendo molto bene, capeggiati da un grande Argentin, che ora mister Fusina lo fa respirare, ha difeso, è andato in contropiede e ha siglato anche il più 6, palla ancora al Bresciano, che cerca adesso anche la settima rete di divario. Dantino, qui sfondamento che forse al limite, ma cambio di possesso e Bolzano si porta avanti. Bolzano non vuole mollare e soprattutto vuole ritornare al successo, proprio perché ha assaporato per la prima volta in stagione la prima sconfitta a Siena al Palaestra, 29-26, mercoledì, nel recupero infrasettimanale. E attenzione, perché adesso Dainese è tutto solo, c'è Di Maggio a supporto, molto bravo Hermones, molto molto bravo Pedro Hermones Silva, che tiene in partita i suoi. Ma adesso c'è proprio Di Maggio, che era andato in supporto di Dainese, a battere questa rimessa laterale. Si incarica lui della battuta dal lago, ancora una volta la palla a Di Maggio. Siamo giunti al decimo della ripresa. Pressano 18, Bozen 12. Tantino, lo scambio con Dainese, che poi prova dal lago, qui incespica un pochino Alessandro dal lago, che va in copertura poi su Greganic, carpiona la palla, riesce a passare poi a Vito Claudio Marino, ma è una smanacciata di Nicolai Zos. Addirittura tutta la panchina si è alzata in piedi per questa nuova, incredibile, anzi uno straordinario salvataggio di Nicolai Zos, Francesco. Sì, grandissima parata di Loizos, tutti in piedi, e tutti in piedi anche per Hermones, a dire la verità, perché anche lui ha fatto una bellissima parata, è lui che tiene in piedi un Bolzano che non sta difendendo. Ora Dantino, ennesimo uno contro uno, rigore, e secondo me, molto bravo l'arbitro, lasciar concludere l'azione, a dare i 2 minuti a Marino. Stiamo bucando la difesa del Bolzano e Hermones sta tenendo ancora vive le speranze del Bolzano. Ennesimo duello con Milan Sepp. A te la parola, Gianmarco. Sempre Sepp contro Hermones. Ormai è un duello fisso questo, Francesco, che vince Hermones. Hermones che, come dicevi tu, sta tenendo in piedi Bolzano. È lui che praticamente sta difendendo, ma perché il Pressano sta imponendo il proprio gioco ai Bolzanini. Sì, sì, oggi è un po' a sorpresa, stiamo trovando le contromisure. Bravissimo mister Fusina prima a tenere alto il morale di Dainese, che aveva sbagliato dai 6 metri, ma vi assicuro che con questo portiere qua, che ora lo buchiamo al limite dello sfondamento, richiedeva al Bolzano uno sfondamento, e ora credo che ci sia una sanzione contro la panchina del Bolzano. Molto convinto l'arbitro, ha detto che il difensore era all'interno dell'area biancorossa. Io vedo gli arbitri molto sicuri oggi, non voglio permettermi nemmeno di iniziare a criticarli, lasciamo altri colleghi delle partite passate questo compito, noi non siamo all'altezza per criticare questi arbitri, che secondo me stanno reggendo benissimo questa partita. Prima una fase un po' confusionale, cerchiamo di uscire da questa confusione e di tornare a giocare a pallamano come sappiamo.
19-12 più 7 del Bressano che conquista un'altra palla. Adesso è in totale confusione il Bolzano e praticamente Alessandro Lallago deve solo appoggiare la palla in porta, perché era scoperta, perché Pedro Hermones era in panchina, perché il Bolzano si stava giocando la carta dell'extra player. Insomma, 20-12 per il Bressano più 8. Galvanizzatissimo il team giallonero di Sandro Fusina, che ha un uomo in più proprio per la sospensione di Vito Claudio Marino, l'ex Gaeta, che aveva commesso un fallo. E adesso 8 reti sono tantissime, Francesco, ma il Bressano deve saperle anche gestire. Ma a pallamano è difficile gestire un vantaggio, bisogna continuare a giocare. Ennesima palla persa del Bolzano, tiro sbagliato di Venturi in questo caso. Dalle un po' di imprecisioni tecniche noi dobbiamo sfruttare, ma dobbiamo continuare a giocare a pallamano. Noi dobbiamo mettere in difficoltà il Bolzano finché ne abbiamo e continuare a giocare. Io vedo molto bene Pascal Dantino oggi. Dal lago, finta di tiro. Palla Milan Sepp, che oggi è un giocatore completamente recuperato, un altro giocatore senza fretta, giriamo palla, ancora dal lago, palla in banda, tiro dall'ala e sbaglio. Di Dainese. Palo esterno colpito da Nicolas Dainese. E quindi il Bolzano, totalmente in bambola, cerca un po' di metterci le pezze. 20-12, un passivo pesante, 8 reti. Mario Sporcic si sbraccia in panchina, perché Bolzano non avrebbe assolutamente immaginato che il match prendesse una piega del genere. Ma oggi il Bressano vuol riscattare ampiamente le due sconfitte patite nel giro di 48 ore con Sassari e Cingoli, e poi ancora qui una volta straordinario Nicolò Izos, che in realtà ci mette solo le mani, perché la conclusione velletaria di Walker non era veramente nei suoi pensieri, perché veramente un tiro lento e centrale. Chiama time out Sandro Fusina. Allora ancora una volta mi rivolgo a te, Francesco, perché più che analizzare la situazione del Bressano c'è da analizzare quella tragica in questo momento del Bolzano. Sì, però sono d'accordo con Fusina, gli ultimi attacchi sono stati un po' conclusi e un po' confusi. Abbiamo sempre tirato dai 6 metri, questa è una roba molto positiva, non dobbiamo avere fretta assolutamente. Però non dobbiamo giocare col punteso, noi dobbiamo continuare a provare a mettere in difficoltà la difesa del Bolzano, che oggi mi sembra estremamente lenta. Io vedo Mario Sporcic veramente arrabbiato coi suoi e sono sicuro che è arrabbiato contro la sua difesa. Sta richiamando tutti i suoi ragazzi e ha ragione lui, insomma. Ci parla ancora su Sandro Fusina mentre Bolzano è già ritornato in campo. Nel frattempo, prima di tornare proprio al Palavis, facciamo un viaggio sugli altri campi. A Conversano il Trieste si sta imponendo 21-19 proprio contro i biancoverdi, mentre il Cingoli conduce 15-13 sull'Eppan alla Pala Raiffeisen. Sono due risultati importanti questi, Francesco, perché il Trieste a Conversano è praticamente un risultato a sorpresa, mentre il Cingoli continua il suo percorso di successi e si sta ritagliando la salvezza contro una diretta concorrente. Poi certo, Cingoli ci ha castigato anche noi, soprattutto in casa sono molto forti, hanno una bellissima squadra con dei buoni elementi, soprattutto lo straniero su tutti. Noi non abbiamo giocato una grandissima partita a Cingoli, però ci hanno battuto abbastanza nettamente, io direi, insomma. Così, senza sbavature, senza protestare. Ora c'è Milan Seppi in punta della nostra difesa e stiamo mettendo in difficoltà il Bolzano di oggi, è chiaro, non... 21-12 più 9, adesso Sonnerer, ma ancora una volta è Nicolò Izos che dice no,
qui oggi proprio non fate nemmeno il minimo pensiero, perché non si passa. 21-12. Siamo giunti ormai al 45esimo, ultimo quarto d'ora di gioco. Adesso Greganić a uomo su Dall'Ago, poi Sontacchi, più 10, il vantaggio tocca la doppia cifra, 22-12 al Palavis. Straripante il Pressano oggi, che non vuole fermarsi, non ha pietà della propria vittima, e questa volta l'Agnello Sacrificale non è una squadra qualsiasi, è il Bozen, detentore della Coppa Italia, nonché una delle maggiori favorite prima dell'interruzione della scorsa Serie A alla vittoria del titolo. Quindi grande vantaggio su un grande top team che ha perso in estate qualche elemento fondamentale, quel Luis Felipe Gaeta ad esempio, oppure Alilković, ma si è saputa rinforzare con Giulio Venturi, con Kammerer, il ritorno di Kammerer, mantenendo Sonnerer, e poi qui il tiro di Turković finisce tra le mani di Nikoloizos, che coccola il pallone. Addirittura adesso il Pressano potrebbe andare anche sul più 11. Argentin per Dall'Ago, Argentin, Minashep, sempre Greganić che va in fase di disturbo sul terzino destro e sul centrale, adesso cerca di rincorrere Shep, che poi fa un po' quel che vuole, trova Argentin, fallo 9 metri, Sontacchi per Shep, ancora Argentin, Capitan Giongo, il suo passaggio è troppo lungo, ma c'è Shep a metterci una toppa, poi Argentin si è liberato il settore di destra, poi Giongo trova Di Maggio, che viene poi spinto da Walker, qui una spinta un po' eccessiva, Francesco. Fallo inutile, eravamo al limite della palla persa, l'arbitro fischia il passivo, molto importante prima la rete di Sontacchi, era lui che mancava l'appello, prima palla ricevuta e gol del giovane pivot giallo-nero, deve prendere morale, è un bravissimo giocatore, ma ultimamente ha avuto dei problemi fisici e deve ritornare quello che era all'inizio della stagione. Se troviamo anche il pivo siamo proprio a posto. Ora si pensa a Mario Sporcis a castigarci. Il vantaggio è abbastanza rassicurante, ma sicuramente non dobbiamo giocare col cronometro, noi dobbiamo continuare a giocare a pallamano e mettere in difficoltà il Bolzano come abbiamo fatto fino ad ora. Fa bene mister Fusina a rischiare l'extra player. Entra Dall'Ago al posto di Loizos, volevo dire Loizos, dettaglio, 14esima parata. 22 le reti di Pressano, ma come segnala Francesco, 14 le parate di Nikoloizos, che sono comunque più delle reti realizzate dal Bolzano in partita, che si è fermato al momento a 13. Adesso ha l'opportunità di attaccare ancora una volta con Greganić. Lunghissima la traiettoria del suo tiro, che si va poi a infrangere al lato. Rientra in campo Rossignoli. Giungo per Argentin. C'è sempre Pascal Dantino a dettare il ritmo di gioco. Su di lui c'è Martin Sonner, esce Sontacchi per Dall'Ago. Dall'Ago che poi trova Alessio Giongo, che cerca un passaggio lungo per Sontacchi, non lo trova, la sua palla finisce praticamente tra le mani di Hermones, e qui 14 più 1 fa 15, ancora una volta c'è Nikoloizos.
22-13 quando stiamo entrando nel 20° minuto di gioco. Sempre in totale appannaggio il match per il Pressano, che sta imponendo il proprio diktat agli avversari della SS Vaubozen, che oggi sembrano smarriti in mezzo al campo. Stanno sicuramente risentendo della sconfitta da Siena, del lungo viaggio che c'è, perché comunque hanno giocato mercoledì. Sono questi purtroppo i rischi del turno infrasettimanale. Ne sa molto bene qualcosa il Pressano, che ricordiamo ha subito praticamente due sconfitte nel giro di 48 ore la scorsa settimana. 22-14, Mario Sporcic. Gli arbitri richiamano il Pressano, dovrà essere eseguita correttamente la battuta d'inizio. Quindi Pascal Dantino per Dall'Ago. Argentin gira ancora la palla al Pressano. Vittoria qui al Palavis, che manca addirittura dal 25 marzo 2017. Rete di Pascal Dantino, 23-14. E sospensione per Giulio Venturi. Vittoria l'ultima casalinga per il Pressano in questo derby, che mancava, come dicevo, da più di 3 anni. Era finita 23-21 nella terza giornata della fase vincitori Serie A 2016-2017. Nel frattempo mister Fusina rincuora Pascal Dantino, gli dà anche qualche indicazione tecnica in fase difensiva. Poi Sporcic che non vuol mollare. Straordinario il coach player del Bolzano. Sicuramente l'ultimo che molla. Io sono convinto che verrà fuori il suo lavoro, perché è un grandissimo giocatore, è sempre stato un giocatore e allenatore in campo, non è che si inventa allenatore da quest'anno, è sempre stato un grandissimo giocatore e, ripeto, allenatore in campo. Nel segreto dei successi dei biancorossi c'è sicuramente Mario Sporcic. Oggi è una giornata un po' così. Ci ha messo qualcosa anche il Pressano a mettere in difficoltà questo Bolzano. 24-14, l'appoggia delicatamente Nicolas Danese in rete. Più 10 quando mancano 8 minuti e mezzo al termine. Nel frattempo Rossignoli per Walker, si gioca un po' tutte le carte, poi Walter colpisce la traversa, la conclusione di Argentin finisce al lato. Di Giongo, perdonatemi. C'era la porta totalmente sguarnita e quindi ha provato la conclusione il capitano. Veloce scambio di battute tra Hermones e il direttore di gara. E poi Sporcic che dà indicazioni ai suoi, con Walker che cerca sempre Turković. Sporcic e Turković che non riesce a prendere bene la palla, era però sotto pressione, quindi si riparte dai 9 metri con Kamrer Turković. Chiama Sonnerer. Tra l'altro si ipotizzava una volante, sembrava dal gesto delle mani, dal linguaggio corporeo di Sporcic, che stesse chiamando una volante per Sonnerer. Vedremo. Sporcic per Turković, la bomba smanacciata ancora una volta Nicoloidos, poi Kammerer cerca di prendere il pallone, è più veloce di lui Alessandro Dall'Ago, aveva però i piedi in area e quindi ancora una volta è Bolzano in attacco. Turković, Sonnerer che taglia tra il primo e il secondo a sinistra e poi qui
fantastica la conclusione ed è 24-15. Fino alla fine impone Hermones. Sono 9 le reti di scarto quando mancano 6 minuti e mezzo, però il Bolzano sta dimostrando quella mentalità vincente che nel corso degli anni l'ha portato ad alzare ben 17 trofei. Quindi Hermones è un neofita di questa squadra, però ha già capito cosa si deve fare per stare nel Bolzano, Francesco. Ha già capito lo spirito giusto del Bolzano, grandissimo rispetto per questa squadra, ci può stare anche una giornata, no? Ma noi abbiamo grandissimo rispetto del Bolzano, non ci permettiamo di contrapporre, però oggi stiamo giocando veramente bene. Oggi stiamo giocando veramente bene. Una difesa, mister Fusini ha continuato a alternarla da 6-0 a 5-1 in punta e li abbiamo messi in buona difficoltà. Mi è piaciuta soprattutto la coppia difensiva centrale argentin-dainese e ora attacchiamo noi. Una cosa, sono contento della seconda rete di Walker, perché qua da noi ha passato delle buone stagioni, è cresciuto come tecnica individuale, non ha paura di niente e ci ha infilato per la seconda volta. Una nota positiva per il Bolzano di oggi. ...24-15... fallisce ancora una volta il Bolzano in attacco e quindi il Pressano può ristabilire quel più 10 che è riuscita ad ottenere nel secondo tempo. Ci prova con Nicola Moser, che adesso si pone in posizione di doppio pivot. C'è anche Gazzini che ha preso il posto di Sontacchi. Dantino, qui la sua conclusione si infrange sulle mani di Venturi e poi sul fondo. Riparte quindi con un corner il Pressano. Giongo per Dantino, ancora per il capitano. Dantino sotto passivo, attacca il Pressano. Di Maggio per Moser, la conclusione bloccata però da Hermones. Sporcic, e qui fantastico l'anticipo di Di Maggio e poi va tutto solo, si ferma sulla linea del centrocampo dainese ed è un po' la stessa scena che abbiamo visto qualche minuto fa, contropiede di Dainese, palla poi parata dal portiere. Di Maggio che era in supporto non è stato servito, in questo caso c'era Dainese dall'altro lato, però la palla è finita sopra la traversa. Nel frattempo Hermones lascia spazio in porta a Rottensteiner. E qui le due squadre sono molto timide quando mancano solamente 4 minuti al termine della contesa. Non riescono più a trovare la via della rete, né Pressano né Bolzano. 24-15, match che ormai praticamente sancisce la vittoria del Pressano. Vedremo però quanto sarà il gap finale. Nel frattempo il 24-16 a opera del Bolzano. Chiama team out Sandro Fusina. Cosa dirà secondo te Francesco? Il Pressano ha un po' diminuito il livello di concentrazione, l'attenzione, forse sta, non dico sottovalutando l'avversario, ma si è adagiato sugli allori, consapevole che comunque i due punti oggi rimarranno in riva alla Visio. No, io non ho questa sensazione, non stiamo sottovalutando nessuno, ma mister Fusina ha ragione, ha inserito nuovi giocatori. E questi nuovi giocatori devono meritarsi, anche un minuto in campo bisogna meritarselo. Non vuole cali di tensione, ha inserito Gazzini, ha inserito Nicola Moser, bentornato a lui perché ha avuto il problema di questo maledetto Covid che l'ha destabilizzato. Fa bene Alessandro Fusina a fargli fare dei minuti in campo, a lasciarlo in campo. Anche Gazzini, secondo me, inserisce degli altri giocatori. Però non risparmia niente a nessuno, devono meritarsi
devono meritarsi i minuti in campo. Entra anche Pisetta, entra anche Chistè, sono pochi minuti ma sono importantissimi, perché poi quando più in là serviranno i minuti e la partita si giocherà punto a punto, mister Fusina deve capire se questi giocatori sono all'altezza di affrontare questo campionato. A te Gianmarco. Entra anche Facchinelli e linea verde completa negli ultimi 3 minuti e 20 secondi di gioco per il Pressano, considerando anche Capitan Giongo che è un eterno sempreverde, quindi praticamente il Pressano adesso è in formato Young. Fadanelli per i più giovani di tutti, il capitano Giongo, ancora Fadanelli, sotto passivo, attacca il Pressano, trova Gazzini, poi Gazzini un po' indeciso, non riesce ad appinare bene la palla, è sempre Fadanelli che cerca Pisetta, Moser, rete! Nonostante fosse stato smanacciato dall'avversario, trova la rete Nicola Moser e bagna anche lui. ...25-16... ormai il match non ha più nulla da dire, però è sempre bello, come faceva notare anche Francesco, notare tutti questi giovani in campo, perché saranno la linea futura del club, e quindi bisogna vedere chi può meritarsi il posto. Ovviamente ha detto bene meritare, perché nessuno regala nulla a questo. Senz'altro, linea verde anche del Bolzano, ma è giusto così, negli ultimi minuti quando la partita non ha più nulla da dire, fa bene anche mister Mario Sporcis, autore adesso di un'ottima rete sottomano, a inserire i giovani del Bolzano. Non è che i giovani ce li abbiamo solo noi, bisogna lasciarli giocare, e sono contento che abbiamo fatto un bellissimo regalo a Nicola e a Marilena per questa nascita della figlia. Un bellissimo regalo che si merita Nicola. Torna a vincere a distanza di quasi 4 anni il super derby del Trentino Alto Adige, il Pressano, ed è anche Pisetta a finire nell'elenco dei marcatori con la rete del 26-17. Hanno praticamente segnato quasi tutti questa sera, Francesco, ed è sempre bello annoverare nuovi marcatori in una squadra che praticamente è la cooperativa del gol. Sì, manca solo Gazzini, se proprio vogliamo essere, ma comunque ci accontentiamo. Bellissimo gol di Pisetta, anche lui è rientrato da quest'anno, si sta allenando con la prima squadra, è una bellissima soddisfazione. I giovani, ci vuole poco per farli trovare l'entusiasmo, poi devono lavorare. Sono molto contento che per Nicola Moser, che è rientrato al centro della nostra difesa, un bravissimo difensore, deve credere molto, c'ha le qualità per giocare in Serie A. Vedo che mister Fusina non ancora si sta sbracciando, non ancora soddisfatto, non vuole subire l'ultimo gol, e è così, insomma, questo deve essere lo spirito. Gollonzo questa volta, si conclude così 26-18. Rete fortuita del Bolzano, dove praticamente la palla era stata smanciata e poi ha praticamente beffato Facchinelli, che non può nulla, vede solo la palla entrare e varcare la linea. Finisce 26-18 questo super derby tra Pressano e Bolzano. Noi abbiamo praticamente detto tutto, e quindi vi diamo appuntamento con la prossima partita del Pressano, il recupero tra Molteno e Palamano Pressano, valido per la terza giornata, sabato 19 dicembre. Vi lasciamo qui e nel frattempo vi auguriamo un buon Natale, visto che ci ritroveremo poi dopo le festività natalizie. Buon Natale a tutti! Arrivederci e rimanete sempre qui su Eleven Sports per la Serie A Beretta in esclusiva.